Ciao a tutti e benvenuti su Perfections, il canale dove si parla solo di percezioni olfattive. Oggi voglio parlarvi ancora di profumi adatti all'estate e al clima caldo e che hanno un tocco esotico, che a me piace molto, come sapete. Se siete nuovi sul canale e siete interessati nel mondo dei profumi, vi invito ad iscrivervi. Se invece siete di ritorno, mi fa molto piacere avervi ancora qui e mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questi profumi, quali altri profumi avete, quali mi consigliate e nulla. Spero di ricevere qualche feedback da parte vostra. Allora, cominciamo dal primo. Farò in un ordine un po' sparso, ci sono profumi un po' di tutte le categorie. Cominciamo da questo che è un profumo che a me piace veramente molto. Eccolo qui, spero che si veda. Cerco di fare un po' spazio. Ok, questo è Lang Lang Blossom. La boccetta è un po' rovinata, ma perché me lo sono portata un po' in giro. Questo è un profumo di una casa francese, molto low cost, ma ottima. Cioè, non sono l'unica a pensarlo. Il canale mi sembra che si chiami Beauty Mio, tipo Beauty Miao. Scusate, credo sia il verso del gatto in inglese, però non sono sicura. Lei è bravissima, ha una collezione enorme di profumi, cioè avrà, non so, sicuramente più di un migliaio di profumi. E lei, appunto, anche lei pensa che questo profumo sia veramente ottimo. Io quando l'ho provato ho detto wow, cioè stupendo. È un profumo ai fiori bianchi e fiori gialli, dove ovviamente, come va da sé, il fiore giallo è Lang Lang. Ha una nota dolce anche di fresco e sostanzialmente le note dichiarate sono Lang Lang come nota principale, e gelsomino in apertura, tuberosa e fiori di pesco. La tuberosa è molto molto mansueta in questo profumo, fiori d'arancio con sulla base muschio e vaniglia. Praticamente quello che ottenete, non me lo spruzzo perché è buonissimo. Fantastico. Un profumo praticamente super super sensuale, in cui praticamente si sente un gelsomino in apertura. Sentite questo gelsomino accoppiato al Lang, ma più il gelsomino in apertura, ed è un po' fresco, ha anche un tocco di freschezza, non so da dove gli venga, ma un tocco di freschezza. E poi appunto più si scalda più diventa dolce, cremoso bianco, floreale bianco. Un profumo estremamente sensuale. Ve lo consiglio se volete fare colpo magari su un uomo. In genere gli uomini vanno matti per i profumi e i fiori bianchi dolci. Non so, per esempio mi viene in mente il profumo di Dior, l'Addict, ecco, vaniglia e fiori bianchi, profumo dolce, gli uomini lo adorano. E tanti altri profumi, insomma, da quello che ho capito, insomma, intorno a me ho notato che spesso gli uomini preferiscono. Poi, se siete un uomo e lo volete indossare voi, a me piacerebbe un sacco, però vi avverto che appunto nell'immaginario comune è quello tipico femminile, però è un profumo esotico che è veramente sensuale, ve lo consiglio anche questo si può utilizzare anche da giorno perché vi ho detto non è molto opprimente, mentre altri che vi farò vedere oggi ve li consiglio per la sera perché sono troppo opprimenti. E comunque questo costa tipo, se non mi ricordo, l'ho pagato tipo 15 euro, ma forse anche meno, perché era in saldo, ma ve lo consiglio un miliardo di volte. Infatti ho il terrore che lo mettano fuori produzione, spero che resti e che tutto il più costi un po' di più. Questo stupendo, appunto, il Lang Lang di Sony Notes. Le candele sono LED, quindi i profumi non si rovineranno, non preoccupatevi per me. Dicono su Fragrantica che assomigli al Gucci Bloom profumo di fiori. Ora, cioè, non sono estremamente lontani come profumi, però non aspettatevi il dupe. Cioè, questo il Gucci Bloom, questo qua lo trovo molto simile all'originale, e infatti mi sono pentita di averlo preso perché è troppo simile per i miei gusti. Penso che quell'altro abbia una sua connotazione, e che tra l'altro trovo molto, molto particolare, molto carina. A me piace, cioè onestamente, non lo prenderei per la somiglianza col Gucci Blue, ma lo prenderei per se stesso. Sì, no, è diverso. Comunque, questo è più dolce, questo è più fresco. Cioè, trovo che questo sia più fresco e meno dolce, e questo è più dolce nella mia visione delle cose. Poi, invece, un altro profumo che secondo me è più da sera, d'estate, perché è molto forte,
stupendo, cioè stupendo, favoloso. Teniamo, io questo l'ho visto, l'unica recensione che ho visto che sono riuscita a trovare, questo è Muramanga di Coquillette, l'unica recensione che sono riuscita a trovare è stata della nostra sinistra, perché non si trova altrimenti, questa sarebbe una casa di nicchia francese, però è made in Italy, va bene, e questo mi viene in parfum concentration. Io vi posso dire che questo profumo, come, siccome ha questa specie di confezione di cartone, fatto così, è molto scuro, questo macchia, questo è proprio un rosso. Questa roba, questo cartone qui non bisogna estrarre la bottiglia, è proprio incollata sul fondo, quindi è fatto apposta così. Questo profumo è fantastico, stupendo, meraviglioso. È una bomba atomica, peraltro. Allora, se voi amate gli esotici floreali con tocchi fruttati, qua c'è un Lang con tocchi fruttati, pazzesco, pazzesco. E questa cosa è veramente incredibile. È un profumo stupendo, stupendo, con consistenza. Allora, dura tantissimo. Allora, cominciamo. In apertura è estremamente forte. Secondo me ha un'apertura all'inizio che può, con dei sentori leggerissimamente canforati, quindi può dare un pelo fastidio, ma dura pochissimo. E questo si sente col caldo, perché col freddo praticamente i sentori canforati non emergono proprio. Ma 5 minuti è già dato via tutto. Sostanzialmente questo ha un'apertura di fiori bianchi, gelsomino, gardenia e poi c'è anche l'iris. Poi c'è delle note centrali fantastiche che sono il balsamo di Tolu, benzoina e Opoponax. Quindi praticamente è un fiorito con delle resine. E sulla base c'è tuberosa, lang lang, Madagascar, la vaniglia del Madagascar e il muschio. Quindi sostanzialmente sentite questi fiori inspessiti dalle resine dei balsami e questo tocco leggerissimamente polveroso, probabilmente dato da quella punta di iris, ma non si nota, io non lo noto affatto. Io sento praticamente una crema floreale fruttata, cioè secondo me qui si sente tanto la componente fruttata dello Lang e dei fiori. È favoloso, cioè io proprio ve lo consiglio. E soprattutto se cercate performance, questo dura in eterno. Allora, l'avevo spruzzato qua nel suo tappo, diciamo, di cartone, cioè mesi dopo si sentiva ancora. Tipo quando l'ho comprato quest'inverno, l'ho spruzzato e ho detto: Madonna, cioè non è possibile che si senta ancora. Perché in genere prima di spruzzarmi sulla pelle li spruzzo su qualche appunto muglietto oppure sul tappo di cartone, oppure addirittura a volte nello scatolo, anche se a volte dipende dallo scatolo. Comunque. Io ve lo straconsiglio, durata eccelsa, profumazione paradisiaca, esotica, con delle componenti fruttate molto forti. Anche questa, secondo me, è sul genere sensuale, però più giocoso, più allegro, nel senso, dal momento che appunto ha una forte componente fruttata. Allora, sempre su quel genere, però molto più. Molto me perché allora vi devo dire anche questa cosa: Muramanga in tutto questo gioco di fruttato, come si dice, fresco, sì, fruttato, balsamico, resinoso, floreale, ha anche la capacità di avere un tocco di pulito, cioè una roba incredibile, è veramente un bel profumo. E quest'altro invece non ha affatto il tocco di pulito, è un pochino più grezzo, cioè non grezzo nel senso di fatto male, però nel senso di meno con gli angoli smussati, meno appunto pulito, più tipo appunto, soprattutto in apertura, è anche questo ha un po' una componente canforata che si sente in apertura, dura anche qui pochissimo, un paio di minuti, ovviamente si sente col caldo sempre, c'è un conto a spruzzare col caldo, un conto a spruzzare d'inverno. E praticamente poi dopo è una bella tuberosa con Lang. Però appunto, io personalmente ho una predilezione per quella di per Muramanga rispetto a questo. Questo lo dichiarano che ci sia dentro il garofano, garofano del Madagascar, chiodi di garofano. Poi ovviamente c'è un'apertura in cui dicono che ci sono aromi, sì, agrumi e ginger. Io onestamente con tutta la tuberosa e Lang che vi arrivano in faccia non li ho sentiti. I chiodi di garofano ci stanno, sì. E poi appunto parla di tanto muschio, sandalo, vaniglia, incenso e benzoino. Ecco, quelle note non le sento tanto. Probabilmente sì, c'è anche che rinfresca in apertura.
Però sì, ha anche un che di saponoso, un leggero tocco saponoso questo profumo che non mi fa impazzire, vero? Sì, e poi appunto ha, come vi dicevo, questo aspetto a volte anche un po' grossolano, ecco, voluto ovviamente, che può o meno piacere. Io lo trovo molto carino, io adoro praticamente tutto ciò che ha tuberosa, Lang Lang, tocchi esotici, esatto, però non è tra i miei preferiti, ecco, vi dico la verità, non perché non sia buono, è molto buono, però questo tocco saponoso che è un po', è proprio minimo, però non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. Sì, c'è qualcosa che lo rende al mio naso un po' saponoso. Non mi fa impazzire per questo aspetto. Però, un bel profumo per le serate estive. Nel caso in cui cercasse qualche profumo, sapete, un po' sensuale, un po' così. Ed infine, un profumo che ho comprato di recente, che ho utilizzato molto nell'ultima settimana. Questa è una boccetta gigante, infatti, devo andare molto indietro per farvela vedere. Sono 150 ml di profumo. Avrei preferito comprare quella più piccola da 50, ma poi alla fine, siccome ho trovato questa in gran saldo, mi sono detta. Beh, alla fine dei conti, questa qua mi è costata tipo sì, all'incirca 1 dollaro per ml, che comunque non è poco, però per il prezzo per ml è buona. Sì, con tutti i profumi che ho che me ne faccio, però il Lang Lang è la mia nota olfattiva preferita praticamente, quindi mi sono detta, proviamo. Ho sentito parlarne bene qui su YouTube da Olfactive Stories e quindi ho detto, andiamo, compriamolo. L'ho preso in blind buy, quindi non vi dico altro. Comunque è un profumo stupendo, cioè proprio fantastico, meraviglioso, ve lo consiglio. Allora, se lo trovate, prendete, soprattutto spero per voi che riusciate a trovare quella da 50 ml in offerta, perché là sarebbe, si parlerebbe di prezzi molto più civili. Comunque, questa è della linea Atelier des Fleurs, la linea più costosa di Chloé, praticamente. Questo è fatto, come si legge, con essenze completamente naturali, tutto quello che c'è nel profumo di origine naturale, però. Non pensiate che questo vuol dire che ha delle pessime performance, ha delle performance micidiali sto profumo. Dura tantissimo, dura 12 ore tranquillamente, si sente e si risente perché io ho dei profumi che dopo un po' non si risentono più. Io ho bisogno che il profumo non mi dia fatica olfattiva e che io continui a sentirlo. Allora, questo qua praticamente parte pochi minuti, meno di 5, animalico. Oh, la nota dichiarata è Lang Lang, non mi ricordo se delle Comores. Direttamente oppure solo genericamente dal Madagascar, questo non me lo ricordo. Comunque l'unica nota dichiarata appunto è il Lang Lang, quindi non c'è molto da dire in termini di note, però io ci sento di più. A parte che in apertura c'è un sottofondo agrumato al 100%, quindi vabbè, quello è sì, del Madagascar dicono. E quindi sono andati un po' più generici, ecco, Comores sono delle isole vicine al Madagascar. Allora, praticamente, stavo dicendo, praticamente parte con un po' agrumato e tantissimo Lang Fiori Bianchi con un tocco animalico, sopportabilissimo, non old style, moderno, dura veramente poco e poi subito tramuta in un verde, un floreale verde, stupendo. Dopo questo floreale verde, ovviamente, varia ancora, e diventa leggermente polveroso e dolce. E più passa il tempo, questo floreale leggermente polveroso e dolce diventa sempre più dolce, sempre più dolce, sempre più dolce. E vi porta in questa evoluzione dove alla fine, proprio nel dry down, quello più lontano, ha come delle connotazioni da monoi. Però non pensate al monoi di Vrochet, cioè. Non sono quelle cose lì, non sa di crema solare, ecco. È molto raffinato, è fatto veramente bene e nell'aria appunto è così un po' polveroso, un po'. C'è qualcosa di polveroso dentro, non so se sia un iris, non so se sia. Non credo sia l'eliotropio perché non ci sento connotazioni di mandorla nella maniera più assoluta. Comunque al mio naso c'è qualcosa di polveroso. E probabilmente è accoppiato appunto come dicevo con altri fiori bianchi che sicuramente si tratterà di qualche nota tipo tuberosa o tipo gardenia o tiare, insomma qualcosa di questo genere dentro c'è, secondo me tiare, soprattutto sul fondo,
Nulla, io trovo che sia veramente stupendo, non ne parla nessuno, quindi, a parte il Factive Stories, quindi volevo farvelo presente, vi volevo invitare ad andare a provarlo in profumeria, soprattutto se vi piacciono i profumi col tocco esotico, Lang Lang. Questo qua tra l'altro comunque è un profumo esotico ma con il tocco classico della profumeria francese, diciamo, e il profumiere è Serge de Oliveira. E nulla, spero che questo video vi sia d'aiuto nella scelta dei vostri profumi per l'estate 2022 o per un'altra estate. E se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al canale, considerate di iscrivervi, date un'occhiata agli altri video e fatemi sapere cosa ne pensate di questi profumi, se ne avete qualcuno, se ne avete altri da consigliare o anche altri video su profumi sia tropicali che estivi in generale. E dateci un'occhiata e fatemi sapere. Quindi se il video vi è piaciuto date un bel like e iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella delle notifiche. Vi saluto, ciao!